Allora, un saluto alla professoressa Rosaria Maggio, ecco, assessore, mio assessore che io conosco e rappresenta dal comune di Varese. Una parola, sicuramente l'avvocato Galimberti ci teneva, diceva sì, veniamo per il Chiara perché continua a scrivere che effettivamente anche nelle interviste che il premio Chiara è un punto di riferimento per la cultura di Varese, per cui ci crediamo. Logicamente c'è stato il passaggio dalla giunta vecchia, l'amministrazione vecchia chiamiamo l'amministrazione che è passata, all'amministrazione nuova, per cui non abbiamo avuto dei contributi perché uno andava via, l'altro entrava e per cui la esci. Adesso speriamo che quest'altro anno ci sia poco o quello che potrà Quello che esserci si nel potrà bilancio fare. qualcosa. A te la parola, mi sembra. Sì, buongiorno a tutti, mi scuso veramente tantissimo per il ritardo. Devo dire che io ho sempre pensato di essere una donna multitasking, ma fare l'assessora richiede veramente molta coordinazione nei tempi. Sono orgogliosa di essere qua, mi pregio di essere stata amica del premio Chiara in anni non sospetti, in un'altra vita, quando abbiamo tentato di creare una ricaduta nelle scuole facendo dei progetti veramente interessanti e molto innovativi rispetto sia agli studenti e sia alle insegnanti, che ne erano veramente molto contenti. Abbiamo fatto dei lavori su Luino, su Varese e anche su Tradate un anno, veramente molto interessanti. Cosa posso dire? È sotto gli occhi di tutti che davvero il premio Chiara sempre più assume nel nostro territorio, non solo nella città di Varese, in tutto il territorio della provincia, direi fuori provincia e in Italia ormai veramente un significato molto importante. È diventato un punto di aggregazione culturale veramente significativo. Come diceva Bambi, noi ci siamo appena insediati, dire, affettivo, ideale, di grande partecipazione. Vedremo, è negli obiettivi, negli interessi, negli intenti del sindaco e della giunta, diventare sempre più a sostegno di questa iniziativa che noi riteniamo sia veramente un fiore all'occhiello per la cultura della nostra città e del nostro territorio. In bocca al lupo, non ne avete bisogno, perché Grazie, sempre no, più vedo che il vostro percorso si fa articolato e soprattutto c'è questa grande capacità di creare sinergie, di creare movimento che dal punto di vista culturale mi pare una delle cose più importante. Sì, quello che ho importanti. detto appunto, la nostra strada del futuro, avere delle collaborazioni, avere delle sinergie proprio per la cultura, avere nel cuore.